molto indignati. L'impegno è di portare nell'edizione di ottobre di Officina L'Aquila contemporaneità e futuro. L'Aquila come laboratorio di nuove idee sull'abitare, idee che scaturiscano dal confronto con i maggiori esperti mondiali sul tema, non solo nel senso stretto del termine, dal punto di vista dell'architettura o dell'urbanistica, ma soprattutto dal punto di vista sociale, della qualità della vita e della sicurezza delle persone. Con questi concetti l'architetto Nicola Di Battista, già direttore della rivista Domus e attuale direttore della rivista L'Architetto, ha lanciato il nuovo progetto di lavoro di Officina L'Aquila del 23, 24 e 25 ottobre 2019. Si chiude così l'edizione primaverile di Officina L'Aquila, incontri internazionali, rassegna internazionale di restauro e riqualificazione urbana, promossa e organizzata da CARS SRL in collaborazione con ANCE Abruzzo insieme ad ANCE L'Aquila, ANCE Chieti, ANCE Pescara e ANCE Teramo. A ottobre dunque ci saranno 3 giorni di approfondimento sul tema dell'abitare che CARS organizzerà insieme all'Ordine Nazionale degli Architetti, in concomitanza con una grande mossa itinerante. Il quesito a cui si cercherà di rispondere è quello lanciato nella seconda e ultima giornata di Officina, dedicata alla riflessione riabitare l'Appennino per riabitare l'Italia. Chi abiterà questa città e il suo territorio è la domanda posta da Di Battista. Il Corso dell'Aquila ha un numero di palazzi enorme, di una qualità incredibile, ne basterebbe uno per organizzare un intero corso universitario. Candidiamo l'Aquila, ha detto, a diventare capitale mondiale dell'abitare, un luogo in cui discutere della sicurezza e fruibilità dei luoghi. Portiamo qui le principali eccellenze mondiali sul tema di come si abitano oggi le città. Appuntamento dunque ad ottobre con la seconda parte di Officina L'Aquila. Sì, la cosa più importante è, assieme a questi cantieri, il fatto che c'è un racconto della ricostruzione fatto assieme alla stampa nazionale e internazionale per rimettere il punto, rifare centro sulla qualità di questa ricostruzione. Questa ricostruzione che nel periodo del 6 aprile ha avuto a livello nazionale una pessima immagine e che è indispensabile invece rovesciare facendo vedere quello che esiste senza inventarsi nulla, perché questa è sicuramente un'eccellente ricostruzione. Domani poi parleremo del riabitare, che è l'altro tema, cioè è la svolta. Oggi ricostruzione più che avviata, molto avanzata, e bisogna incominciare a discutere come riabitare il territorio, ancor più che l'Aquila, tutto il territorio del cratere, che già precedentemente era decisamente disabitato.